aeroporto internazionale di Catania, come verranno utilizzati questi fondi? Ma intanto c'è da dire che 80 milioni di euro rappresentano una bella boccata d'ossigeno per l'economia della nostra provincia. È una possibilità concreta per centinaia di disoccupati di trovare un'occupazione. Il finanziamento sarà utilizzato innanzitutto per realizzare i due parcheggi che arriccheranno già quelli esistenti e poi per riqualificare il vecchio terminal Moranti, rispetto al quale già sono iniziati i lavori in autofinanziamento. Con questi lavori si avrà uno spazio di 3.000 metri quadrati da destinare in parte ad area espositiva dei prodotti agroalimentari d'eccellenza, poi per realizzare anche un punto vendita ai prodotti di nicchia e per realizzare aree nelle quali singoli territori, singole aziende possono promozionarsi.